Borrozzino, via dei Romani 11, Santa Maria Capua Vetere. Prima BMW Motorrad, Napoli. Gruppo Rima Yamaha, via Arenaccia, Napoli. Mamepi Motors, via Padula 42, Casoria. Moto Design Customs, in via Ida 2731. Motoshop 3000, a Capua in via Nazionale Appia 121 e a Napoli in via Benedetto Brin 64B. Allora, andiamo avanti con un'altra competizione, questa volta parliamo di supermoto. Come detto, insistiamo sulle discipline sportive, che in Campania ce ne sono tantissime. Al di là dello spettacolo che offrono questi eventi, è anche importante vivere questi ambienti per capire poi anche in strada come rispettare le regole, perché insomma nello sport si rispettano le regole e sarebbe insomma buona prassi farlo anche quando si utilizza la moto in strada. Allora, il supermoto, anche altre categorie, tutto nel prossimo servizio di Luca Schipani, che ci porta a Battipaglia sul circuito del Sele, dove si è svolta appunto la prima prova dell'Italian Trophy Cup, organizzato ormai da 2 anni dalla MVR Racing Team. Vediamo. Carissimo Lello e amici di Star Bikers, sono qui sul circuito del Sele a Battipaglia per la seconda edizione dell'Italian Trophy Cup, edizione 2014, prende il via proprio da qui. Sono qui con Antonio Nespoli, parte integrante, nonché braccio operativo e speaker dell'MVR Racing Team, che organizza questo magnifico trofeo. Devo dire, la partenza stamattina è stata un po', se vogliamo, difficoltosa, però poi durante la giornata si è trovato un po' il capo della situazione. Effettivamente oggi è stata una giornata un po' difficile per noi, la pioggia ci ha messo in difficoltà. L'anno scorso le gare che abbiamo fatto sono state tutte col sole, quindi non abbiamo avuto mai il problema pioggia. Oggi purtroppo ci ha messo in difficoltà. Era il primo giorno di gara, il primo weekend di gara per noi, e purtroppo i piloti campani sono abituati male, nel senso che vogliono fare l'iscrizione la domenica mattina e ci ritroviamo che la domenica mattina a fare le iscrizioni troppo tardi. Dobbiamo cercare di migliorare insieme a tutto lo staff per cercare di avere una disponibilità maggiore dei piloti. Noi ci teniamo tantissimo anche al vivaio dei bambini, perché oggi loro sono un pochettino il nostro futuro, no? Senza di loro significherebbe che il motociclismo andrebbe a finire. Quindi dobbiamo curare tantissimo questo aspetto. Oggi non hanno corso i bambini perché per una questione di sicurezza, per una questione di principio per questi ragazzini, perché sono veramente bambini alle prime armi, e quindi dagli una briga di correre sull'acqua, non aver provato il giorno prima, non conoscendo gli step, è stato opportuno non farli correre. È stata una decisione molto molto difficile da prendere, però alla fine è stata saggia, perché i genitori hanno capito che noi la prima cosa è la sicurezza. Ti ringrazio e buona serata, e partiamo con i vincitori delle varie classi. Beh, la pista era un po' scivolosa, però anche se la gara era bagnata ci siamo divertiti. Peccato che c'era pochi piloti, però ci siamo divertiti uguale. Speriamo che dalla prossima ci sarà più gente e sarà ancora meglio. Va bene, lo speriamo anche noi. Io ti faccio un forte in bocca al lupo per tutto il campionato, sempre in gamba. Crepi. Giovanni, una giornata con asfalto bagnato, dici un po' le tue impressioni. Era un po' bagnato, un po' viscido, un po' pioveva, un po' lasciava. Poi gara 1 è partito davanti. Ho rimontato da dietro, sono arrivati gli ultimi 2 giri, ci ho creduto e sono riuscito a vincere. Gara 2 sono stato un po' ostacolato, partendo da dietro sono arrivato secondo e mi sono aggiunto questa vittoria. E poi ringrazio gli sponsor, il nostro motoclub 0032 che ci dà la mano, il nostro presidente, tutto lo staff, loro della pista di Battipaglia, e un saluto a Lello Starbiker. Marco, un commento su questa giornata un po' umidina. Sì, è una pista un po' particolare da interpretare, un po' ostica diciamo, però divertente, la giornata è andata tutto bene e anche grazie al mio team
Tutto ok. Ti vedo molto entusiasta. Sì, abbastanza. No, abbiamo messo subito a posto la moto per le sospensioni con l'acqua. Ci siamo trovati subito un feeling giusto con l'aderenza. Abbiamo fatto un'ottima gara. Gara 1, dopo due giri, ho guardato dietro, avevo molto vantaggio, quindi l'ho gestita tranquillamente. Ci siamo fatti due conti per gara 2, che guardando i tempi avevamo qualche secondo di vantaggio sugli avversari, quindi ho gestito la gara senza esagerare e rischiare di cadere e rovinare la gara. È andata molto bene, spero che vengano ancora gente a correre, perché oggi ci sono state tante moto e ci siamo divertiti con i cugini del Lazio e tutti gli altri. Noi è quello che ci unisce la passione, perché siamo stati piloti in gioventù e adesso diciamo che è solo un divertimento che facciamo. La pista era bagnata, non si sapeva se riuscivamo a partire oppure no. La moto che l'avevo rifatto da capo, avevo fatto molti, cioè avevo molti problemi perché era una moto nuova rifatta da capo da poco tempo, però è andato tutto bene. Il motore nelle prove libere non riusciva ad andare perché era molto grasso. Però poi già nel turno di prove ufficiali sono riuscito a mettere a posto un po' la moto e andava veramente forte. Quando si corre, come tempo, così ce la prendiamo. È stato bello, anche con una scivolata, però ci siamo divertiti, abbiamo fatto prima. Questa è la filosofia giusta. Prossime gare, che obiettivi ti poni? Campionato? Sì, binetto. Binetto, tutto il campionato, perfetto, ha già vinto il campionato. Mi piace. È bello così, dobbiamo vivere al meglio. Allora, io mi sono divertito, la pista era molto scivolosa, però era una giornata molto divertente. Diciamo che ci vorrebbe una giornata di sole, ma le prossime gare saranno di sole. Tutto il nostro gruppo di Santa Maria credo che si è divertito, manca un pilota presente che se n'è andato perché aveva problemi tecnici. Però io mi sono divertito, ringrazio tutti e buonasera. Senti, a questo punto non ho che da farti un grande in bocca al lupo, che trasferisco anche a tutti i tuoi colleghi di MVR Racing, e ci vediamo alla prossima. Io le accetto con tutto il cuore e speriamo che alla prossima ci rifaremo veramente alla grande, con un evento da far rimanere tutti a bocca aperta.